Salve a tutti carissimi amici e bentornati in compagnia di Guerz86. Oggi andiamo a fare la video recensione di Meizu MX5, uno dei dispositivi più attesi da voi utenti. Me l'avete fatto capire attraverso i social network, attraverso insomma tutti i canali in cui mi seguite quotidianamente, quindi io sono veramente contento di mostrarvi questo bellissimo prodotto che ci arriva come sempre da grossoshop.net. Guerz-5 per ricevere 5 euro di sconto direttamente a carrello. So già che in tanti avete acquistato questo smartphone ancora prima della recensione. Allora, il telefono è davvero molto leggero, sono solamente 149 grammi di peso, è sottile 7,6 mm e si tiene molto bene in mano, lo potete vedere anche dal video, pur essendo un phablet, perché effettivamente il display è da ben 5,5 pollici, però grazie anche alle gesture che Meizu implementa nel suo dispositivo, chiaramente potete vedere che pur non arrivando con il pollice all'estremità più alta del display, si può tranquillamente, per esempio, tirare giù la tendina delle notifiche. Non solo attraverso questo dispositivo sarà molto semplice andare a bloccare il nostro display tramite il tasto che Meizu chiama M-Back, il tasto fisico che è qui davanti, nonché anche basterà tenerlo premuto per riattivare il display. Questo grazie al sensore biometrico di impronte digitali che è stato implementato da Meizu e devo dire che è molto simile a quello di iPhone, ovvero funziona 10 volte su 10. Mi è capitato davvero raramente di non poter usufruire di questo sblocco, perché guardate bene come sia velocissimo proprio blocco sblocco su questo display. La scocca è chiaramente in metallo, lo si vede tranne queste due bande, una sopra e una sotto, che è qui in questa parte del telefono, che secondo me cambia il materiale rispetto a tutta la scocca, però l'effetto è davvero quello premium. Obiettivamente il design non è un design per diciamo così ricercato per il mercato italiano, è un design che strizza l'occhio alla clientela asiatica, lo si può vedere, richiama molto iPhone, richiama molto un Galaxy, insomma c'è un mix di tanti dispositivi per questo MX5, però devo dire che alla fine il peso ridotto, lo spessore da 7,6 mm con anche questo sensore di impronte biometrico dona al dispositivo un effetto premium, un effetto davvero molto bello al tatto. Io non riesco più a levare la SIM da questo dispositivo. Guardiamo un po' le caratteristiche hardware di questo smartphone. Nella parte frontale possiamo trovare la fotocamera frontale che è da 5 megapixel per le nostre foto selfie, troviamo il LED di notifica, troviamo anche il sensore di luminosità prossimità, l'altoparlante e la capsula auricolare, troviamo il sensore nonché tasto fisico M-Back qui davanti. Nella parte inferiore si trova il primo microfono, nonché lo speaker, nonché l'ingresso del cavo USB micro USB per la ricarica. Nella parte superiore troviamo l'ingresso jack da 3,5 mm, secondo microfono per la rimozione dei frusci dei rumori ambientali, mentre nella parte retro troviamo la bellissima fotocamera da 20,7 megapixel, dual LED flash, nonché anche autofocus laser, ovvero un laser che ci permetterà di mettere a fuoco in maniera davvero fulminea nelle nostre scatti, nelle nostre foto, ma l'andremo a vedere successivamente. Il tutto gira su un hardware che è con un processore a bordo Helio X10 Octa-Core da 2,2 GHz, 3 GB di memoria RAM. I tagli di memoria sono, attenzione, 16, 32 o 64 GB. Mi raccomando, memoria non espandibile. Abbiamo il dual SIM, l'ingresso del SIM è questo qua, tutte e due in formato nano. Abbiamo detto c'è il LED di notifica, chiaramente Wi-Fi, Bluetooth, ABGN, non ve lo sto neanche a dire perché è di default LTE, manca la banda 800, quindi attenzione alle vostre zone di campo. Abbiamo parlato di campo, quindi ricezione telefonica, nonché anche ricezione wifi leggermente un pelino sotto, siamo ai livelli di Xiaomi, non siamo ai livelli di Nubia Z9 per esempio, vedete come il router sia qui vicino da me, ma manca un'attacca al wifi. La ricezione, l'LTE prende bene, lo switch da 2G, quindi uscire dal roaming, nel mio caso in 3 Italia, e riprende a rete 3G è veramente molto lento e faticoso. Fa davvero fatica questo dispositivo a riprendere la cella del 3G e qui entra in gioco anche la batteria che viene drenata obiettivamente abbastanza.
Abbiamo parlato di fotocamera, quindi entriamo subito nella fotocamera, andiamo a vedere qualche scatto. Abbiamo detto 20,7 megapixel, l'ultimo sensore targato Sony, quindi anche un sensore davvero molto bello e molto interessante. Gli scatti autofocus laser vengono davvero molto molto bene. Ecco quale prova. In quasi tutte le situazioni davvero non c'è nessun tipo di problema nell'andare a scattare queste foto. Guardate, qui siamo al buio in auto. Vedete come proprio c'è tutto il dettaglio, proprio è facilissimo andare a mettere a fuoco. Chiaramente abbiamo la possibilità di girare video anche in 4K, c'è lo slow motion, c'è chiaramente anche la possibilità di andare a modificare le foto tramite degli effetti speciali che Meizu integra all'interno del suo software per la fotocamera. Chiaramente una fotocamera posteriore da 20,7 megapixel, che è uno dei punti di forza del telefono, un po' quella frontale, direi che le selfie, ci sono smartphone alle quali girano meglio le foto selfie. Lo si vede anche dal mio faccione, come c'è un po' di grana, c'è un po' di disturbo all'interno della fotografia, però diciamo che in linea di massima, guardate questa foto che ho fatto di sera al buio, vi può regalare assolutamente emozioni questa fotocamera. Poi l'interfaccia è la classica di Meizu, ovvero non c'è nessun tipo di problema nell'andare a mettere la griglia, nell'andare proprio a settare tutte le nostre foto. Si fa tramite il menu contestuale, c'è l'HDR, c'è le griglie, c'è l'intervallo di livello, la dimensione può essere settata da grande a 16 noni, eccetera, eccetera, nonché anche la dimensione video che può essere abbassata da 4K a Full HD. Quindi l'interfaccia non cambia. Tramite questo tasto si può andare a effettuare degli effetti diretti alla nostra fotografia, quindi direi che la fotocamera è uno dei punti di forza, almeno quella posteriore, di questo smartphone. Il display da 5,5 pollici, ragazzi, è un phablet, è un super AMOLED, quindi colori pieni chiaramente da AMOLED, ho messo uno sfondo scuro appositamente. Buona sia la definizione, anche gli angoli di visione sono abbastanza buoni, lo si vede anche dal dispositivo. Ieri al mare non ho avuto difficoltà nell'andare a visualizzare questo display sotto la luce del sole diretta. Diciamo che però io preferisco l'IPS per l'estate, anche se devo dire ottimo lavoro da parte di Meizu su questo pannello Super AMOLED, perché davvero non ho mai avuto difficoltà nel leggere un testo, nel leggere un messaggio. Qui siamo davvero a livello di gusto. Io preferisco l'LCD IPS, però insomma a onor di cronaca funziona molto bene. Audio in capsula si sente bene, l'interlocutore anch'esso ci sente molto bene. Poi vedremo, anzi andiamo a vedere subito l'audio. Apriamo Spotify, andiamo a prendere il nostro fonometro, così andiamo a misurare anche dBA del nostro dispositivo. Facciamo partire una canzone a caso. Allora, avete sentito come l'audio sia abbastanza chiaro, pulito e forte? Chiaramente non siamo a livelli di M8 per dire di HTC, però comunque un audio che secondo me migliora lo standard Meizu. Non ho mai perso una notifica, non ho mai sentito il bisogno di avere un audio più forte, cosa che magari in parte mi è capitata su M2 Note. Il tutto gira su Flyme 4.5 in versione Lollipop, una versione che secondo me va rivista e non poco. Allora, primo problema, le notifiche doppie. Vedete, allora, queste sono, diciamo, le notifiche primarie con una riga che le separa. Queste sono praticamente le stesse notifiche però raddoppiate. Allora, se clicchiamo nella parte superiore delle notifiche, veniamo rimandate a Gmail e le vediamo tutte. Se schiacciamo su una di queste sotto, veniamo rimandata all'email precisa, nel senso che se io schiaccio su Groupon vengo rimandato alle mail di Groupon, però non ho più dopo la possibilità di rivedere le notifiche qui, quindi sono doppie, succede con Facebook, succede con Gmail. Questa è una cosa che la Flyme deve assolutamente rivedere al suo interno, perché è un peccato su questo dispositivo. Un altro peccato è questo: se noi andiamo a, per esempio, andiamo nel gestore delle pagine di Facebook, vogliamo scrivere
Almeno così vedete anche la mia fanpage, le recensioni Guerzo 86. Vogliamo scrivere un. Adesso arriverà la notifica a manetta. Vedete anche come le notifiche non arrivano se non apriamo l'applicazione, in questo caso non un'applicazione primaria. Se andiamo a scrivere un testo, per esempio, ciao ragazzi. Allora, questa è la tastiera Touchpad che ho messo appositamente perché è l'unica che mi può rimandare all'interno del testo. Lo vedete, io sto spaziando, nonché anche con proprio le funzioni da touchpad, io riesco a entrare all'interno del testo e andare a correggere un testo che ho scritto. Nelle altre tastiere, per esempio la Google Stock, questo non avviene, non succede ed è un peccato veramente che ancora Meizu non riesca a mettere le mani su questo tipo di bug. Bug che a livello quotidiano, proprio a livello di utilizzo, dà veramente fastidio. Se poi ci mettiamo anche la duplicazione delle notifiche, davvero queste sono cose che nell'uso quotidiano possono far non acquistare questo prodotto oppure dar proprio fastidio all'utente finale. Meizu metterà le mani su questa Flyme? Assolutamente sì, lo deve fare e all'interno dei forum già si stanno lamentando in molti. Un altro aspetto di questo telefono, sempre quando l'ho usato nell'uso quotidiano, è praticamente il non fermarsi mai, il passare da un'applicazione all'altra, da un social a un Telegram a un WhatsApp a una chiamata, davvero non si impianta mai in modalità bilanciata. Tengo sempre questo smartphone. La batteria, parliamo di batteria, 3150 mAh è la batteria montata su questo smartphone. Allora, una batteria che mi porta a sera con più o meno 4 ore e 30 di display. Mi porta a sera, c'è anche il risparmio energetico di batteria, non è all'interno di questo menu, ma dovete interagire con il menu di sicurezza, entrare dentro la modalità di risparmio energetica e attivare intelligente, super o personalizzata. Chiaramente super vi torna il vostro telefono come un vecchio 3310. Per le altre modalità, chiaramente abbiamo un bloccaggio delle varie applicazioni che consumano i dati in 3G. Ho fatto di più come ore di schermo su M2 Note, però chiaramente il livello di display è veramente differente tra i due. Beh, che dire ragazzi, andiamo a aprire subito il Corriere.it, andiamo a richiedere il sito desktop, lo sapete ormai, utilizzo Chrome per essere uno standard in tutte queste video recensioni. Il Corriere ancora non è aperto, però insomma vediamo come il tutto gira già molto bene, molto bello il display, luminosità massima, ve l'ho settata appositamente per questa video recensione, ma vedete come l'Helio X10 con 3 GB di RAM, con i 2,2 GHz, insomma non c'è nessun tipo di problema nell'andare a navigare con questo dispositivo e non ne ho sinceramente mai avuti. Soprattutto, cosa succede? Succede che l'Helio X10 rispetto allo Snap 810 riscalda molto meno, il telefono è sempre quasi tiepido. Sì, quando magari siamo in LTE, quando magari non prende il segnale, un pochino ne soffre questo dispositivo a livello di batteria, inizia a scaldicchiare su questa parte di smartphone, ma niente a che vedere con lo Snapdragon 810, assolutamente niente a che vedere, lo ripeto e lo sottolineo. Apriamo il nostro classico Real Racing 3, così andiamo a giocare e come sempre chiaramente mi riporta al download, quindi andiamo su un altro gioco che ho scaricato stamattina, è un gioco che mi pare a occhio richieda molto intervento sulla CPU, quindi andiamo un po' a vedere questo gioco. Magari così, anzi, vedete un gioco nuovo all'interno delle video recensioni. Andiamo a fare play. Allora, ora mi sono addentrato. Ok. Ok, andiamo subito a giocare con questo Beach Buggy. Molto, molto bellino come gioco. No! Come potete vedere, il gioco è sempre molto fluido, sempre scattante, non c'è nessun tipo di problema nell'andarci a giocare. Quindi direi che comunque è assolutamente promosso anche l'hardware di questo MX5.
sulla piattaforma gaming. Andiamo a prendere il nostro termometrino per vedere un po' la temperatura. Vedete, siamo intorno ai 39,7, 37, 38, insomma, la temperatura è più o meno questa su questo smartphone, però vi ripeto, assolutamente non si sente in mano, la dissipazione del calore è ottima, quindi devo dire assolutamente promosso questo MX5. Avete comunque visto dispositivo dotato di gesture, c'è il doppio tap per svegliare il display, c'è la funzione smart touch che abbiamo visto all'interno delle varie video recensioni, c'è la possibilità di davvero aprire il multitasking, così arrivare alla tendina notifiche senza dover per forza puntare il dito qui in alto. C'è tutto all'interno di questo dispositivo. Io come voto finale gli do un bel 8 e mezzo. Perché? Perché è un telefono che stupisce sia nel prezzo relativamente contenuto, si parte da grossoshop.net a 3,35 per la versione a 16 GB, per arrivare a 3,79 giù di lì per la 32 GB. È un prodotto che davvero con poco si può portare a casa, ha un ottimo prodotto, è una via di mezzo tra un top di gamma assoluto e magari un prezzo da invece medio gamma. Assolutamente promosso da Guerz86 questo MX5, però con una riserva di fiducia a tutto il forum, a tutta la comunità di Meizu. Sistemate questa Flyme 4.5. Per oggi è tutto e ci sentiamo come sempre nei prossimi video.